Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati se siete già registrati e come dico sempre scherzosamente, se non l'avete ancora fatto, forza allungate il ditino, lasciate un mi piace che non costa niente e registratevi al canale così vi arrivano le notifiche di nuovi video. Cosa parliamo oggi? Stardew Valley, esatto, bellissimo gioco sull'onda di tutti questi giochi qui dove potete fare un po' di fattorie, coltivazioni, varie cose, gestione degli animali, ma andiamo sul dettaglio. Oggi andremo a vedere cosa fare per avere un laghetto dei pesci, le prime basi, le prime cose che ho scoperto. Se avete consigli in merito o altro da dirmi o da fare, fatemi sapere. Allora, c'è da venire chiaramente qua a casa di Robin, quindi a nord della mappa, venite qua davanti e vedete, cioè, allora costruisci edifici della fattoria, scegliete questo, poi vi spostate qua, vedete quelle freccette, fate scorrere finché arrivate qua. Ecco qui che quando avete 5.000 in oro, 200 pietre raccolte, 5 alghe marine e 5 alghette verdi vi si attiva il martello, quindi è disponibile per la costruzione. Quindi se clicchiamo sul martello ci porta nella nostra zona dove abbiamo, vedete, io qui ne ho già uno e posiziono anche il secondo. Basta cliccare e poi verrà la nostra amica Robin a costruire il laghetto per noi. Ci vuole qualche giorno chiaramente, ma da qua in poi è automaticamente pian piano poi disponibile nella nostra fattoria. Un'altra cosa da fare ragazzi è andare a pescare nelle varie zone. Io non sono sicuramente un esperto, sto facendo qualche video perché vedo che di video in italiano su Stardew Valley su YouTube ce ne sono pochi e quindi quando serve un'informazione anch'io faccio fatica a reperirle. Quindi una cosa sicuramente da imparare nel gioco, anche se vedete non è facilissimo, è imparare a pescare. Dovete tenere la barra verde, sicuramente lo sapete, all'interno e poi ecco qua. Ad esempio abbiamo pescato un cavedano, in base alle zone ci sono chiaramente pesci diversi. Quindi, come qua tornato alla fattoria, vedete che abbiamo la nostra amica che ci sta costruendo il secondo laghetto. Io ne avevo già fatto uno, sto facendo questo video e sto facendo il secondo, dove metterò un'altra qualità di pesci. Bene ragazzi, vedete che allora passano i giorni, finalmente la nostra amica ha finito di costruire la... No, il mio secondo laghetto, potrebbe essere il primo per voi se state guardando il video magari. Allora vado su un pesce che ho pescato dove volete, nel lago, nel torrente, nel fiume, e cosa faccio? Premo per buttarlo dentro. Così ho assegnato, vedete, a questa vasca qui i cavedani. Pian piano, vedete, popolazione 1 di 3 cresceranno e poi man mano vi chiederanno delle cose da inserire nel laghetto per aumentare la popolazione. Ogni giorno o quasi tutti i giorni, vedete, io ad esempio nel laghetto sopra, dove, vedete, ho preso le uova di ringa perché qui ho messo le ringhe, queste qui potete poi andarle a mettere nel cesto per venderle. Quindi più laghetti più possibilità di avere dei pesci, e mettete pesci diversi se volete. Ultima cosa da fare, forse più bella da vedere che utile, ma comunque serve, fate più di un laghetto, è di costruire, come vedete sopra mi segnala 4 pesci. Come si fa? Si va qua, facciamo un cartello di pietra, che chiaramente dovete raccogliere le pietre necessarie per vedere lì, lo costruisco, poi vado qua sotto, vedete, basta posizionarlo ed eccolo qua. Vedete che qua dentro, se io clicco sulla cosa, mi dice che ho un cavedano, quindi vedete che c'è il simbolo del cavedano e un pesce, mentre sopra nell'altro laghetto io ho dentro 4 ringhe, vedete che me ne segna 4. Va bene. Spero vi sia piaciuta la parte dei laghetti, noi ci fermiamo qua, andiamo a vedere assieme adesso come fare le nasse e come funzionano. Già che stiamo parlando di pesci e pesca, una cosa che mi ho notato che è disponibile nelle parti che si possono costruire, se scendete qua trovate la nassa per granchi, come vedete chiaramente servono 40 di legno e 3 lingotti di ferro. Va piazzata in acqua, metteci un'esca e controlla se hai preso qualcosa il giorno dopo. Funziona nei torrenti, nei laghi e nell'oceano. Quindi prendo la mia nassa, provo a metterla qua. Poi prendo questo e gli butto dentro le esche. Avete visto? Le esche o le trovate pescando oppure andate sotto sul pontile e le comprate al negozio. Bene, l'abbiamo messa, vediamo domani cosa succede. Bisogna aspettare una giornata.
Bene, eccoci qui, è passata la notte, chiaramente ho aspettato, sono andato a dormire, torno sul posto ragazzi ed ecco qua la mia NASA, cosa abbiamo trovato? Un'aragosta ottima che rimetterò in vendita oppure la porto sul centro sociale perché serve anche questa per completare delle parti. Quindi spero vi sia piaciuta anche la guida. Allora, abbiamo visto come fare i laghetti e come fare le NASA che adesso vedete. Torno qua, ultima cosa, gli butto dentro ancora delle esche, avete visto? Così si ricarica per il giorno dopo e ogni giorno potete tornare e trovare pesci, granchi o qualsiasi altra cosa, a seconda di dove le posizionate, nei laghi, nei torrenti o nell'oceano ci sono tipi di pesci diversi, come quando usiamo la canna. Cosa serve? Praticamente ci pesca in automatico di notte e soldi o altre parti di missione da completare. Quindi ragazzi, come dico sempre scherzando, allungate il ditino, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per vedere altri video su Stardew Valley o altri giochi che porto sul canale o altre cose che trovate se date una sbirciatina. Un saluto a tutti e un abbraccio da Andrea e alla prossima.